stato presentato il nuovo comitato di gestione dell'Istituto Tevenin, la fondazione aretina che da anni offre accoglienza a mamme con bambini che provengono da realtà di forte disagio. L'Istituto Tevenin è composto dai consiglieri nominati dai soci fondatori appunto dell'Istituto, che sono il Comune di Arezzo, e quindi le nomine sono state fatte dal Sindaco Ghinelli per 3 unità, sottoscritto e le colleghe Sandra Bianchini e Morena Berneschi. Poi c'è la diocesi, quindi Sua Eccellenza Riccardo Fontana, che ha pensato di nominare il geometra Sica e il dottor Roggi, la Fraternità dei Laici, quindi Pierluigi Rossi, che ha nominato poi l'avvocato Luca Maione, e la provincia romana della Carità, sostanzialmente le suore, dove siederanno appunto nel comitato di gestione Suora Amelia, che di nomina appunto delle suore. Quali saranno i primi obiettivi del nuovo comitato di gestione? I primi obiettivi sono sicuramente dare continuità a quello che di buono, e quindi il progetto educativo, il progetto reintegrativo di questi minori è stato fatto all'interno di Casa Tevenin. Ahimè, come ho detto prima, manca magari qualche ospite, cercheremo sicuramente di farci conoscere il più possibile all'esterno, perché è uno di quegli istituti, Tevenin, che vanta tantissima storia ma talvolta è poco conosciuto. Ecco, si guarda al futuro partendo dal presente, quali sono i servizi offerti oggi? Oggi Casa Tevenin, rispetto a quello che era al momento insomma, della sua fondazione, grazie a Suor Gabriella Tevenin, da cui appunto prende il nome, ci prendiamo cura delle minori fino al compimento del 18° anno di età, evidentemente meno fortunati di noi, quindi gente con dei problemi, e dei nuclei familiari composti da minori e madri che allo stesso tempo hanno sicuramente qualche problema e poi vengono reinseriti nella società.